La vera conversione arriva alle tasche. Un cuore toccato dal Signore è generoso con gli altri e aiuta i più deboli. Lo ha detto il Papa nel corso dell'udienza generale in Aula Paolo VI, nel solco delle catechesi dedicate agli Atti degli Apostoli. Una autentica conversione non può limitarsi alle parole, perché c'è un dinamismo di solidarietà che edifica la Chiesa come famiglia di Dio, dove risulta centrale l'esperienza della coinonia, che vuol dire mettere in comune. E sempre la Chiesa ha avuto questo gesto dei cristiani che si spogliavano delle cose che avevano in più, delle cose che non erano necessarie per darle a coloro che avevano bisogno. E non solo dei soldi, anche del tempo. Quanti cristiani, voi per esempio qui in Italia, quanti cristiani fanno il volontariato? Essere membra del corpo di Cristo dunque rende i credenti corresponsabili gli uni degli altri nella concretezza dell'amore. Lo spirito di tenerezza del Signore vince ogni ipocrisia e mette in circolo quella verità che nutre la solidarietà cristiana, espressione irrinunciabile della natura della Chiesa, madre tenerissima di tutti, specialmente dei più poveri. No, no, non dobbiamo essere turisti nella Chiesa, ma fratelli uno degli altri. Una vita impostata solo sul trarre profitto e vantaggio dalle situazioni a scapito degli altri provoca inevitabilmente la morte interiore. E quante persone si dicono vicini alla Chiesa, amici dei preti, dei vescovi, e soltanto cercano il loro interesse. L'appuntamento del mercoledì è stato animato dalla presenza di una ragazza affetta da una malattia che ha battuto le mani e passeggiato sul sagrato dell'aula. A lei il Papa ha dedicato un pensiero nel corso dei saluti in lingua italiana. Tutti noi abbiamo visto questa ragazza tanto bella, e poi è bella perché è bella, e poverina. Poverina. È vittima di una malattia e non sa cosa fa. Io domando una cosa, ma ognuno risponda nel suo cuore. Ho pregato per lei?